schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Troviti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Money Glitch, un Money Glitch da fare da soli, non è tanto nuovo, l'ho postato qualche giorno fa, però comunque sia ve lo voglio riportare e anche perché si è trovato il modo di mettere la BMX dentro la base operativa, quindi abbiamo la possibilità di farlo da soli. Per fare questo glitch serve un'auto di Bennis e un'attività recente come quella che state vedendo. Vi avviate verso il bunker, pigiate due volte il tasto PS e fate avvia GTA Online e rimanete 60 secondi in questa schermata scura. Una volta passati 60 secondi possono accadere due cose: o vi trovate sotto mappa oppure vi fa vedere un breve flash come a me che state sotto mappa e poi vi fa lo schermo nero. Ecco come avete visto. A questo punto che cosa dovete fare? Pigiate due volte tasto PS, avvia GTA Online e poi fate esci. Questo lo dovete fare in tutti e due i casi, sia se siete sotto mappa normalmente sia se avete schermo nero. Dopodiché non vi farà fare nient'altro, fate start online, starter pack, criminal, cazzi e mazzi come si chiama, e dopodiché scenderete dall'auto ragazzi. Qui ancora non potrete fare nulla, come andremo a vedere vi fa salire sull'auto, accende l'auto, girano le ruote, fa tutto quanto tranne che camminare ragazzi. Quindi a questo punto ci servirà il centro operativo. Allora, se siete in sessione pubblica potete rifare quello dello starter pack, se siete in sessione privata fate quello del centro operativo che sto facendo io. Allora, io preferisco farlo in sessione privata, almeno non ci stanno rompicoglioni, perché in pubblica sennò arriva sempre lo stronzetto che te fa esplodere e quindi poi è macello e poi scatta la vendetta ragazzi. Quindi a questo punto posizionate il vostro centro operativo dietro l'auto che avete buggata, che non è in mappa, non so se ci avete fatto caso, ma non è in mappa. Premete la freccia destra, il centro operativo deve essere pieno con un veicolo qualunque, basterà anche una LG RH8 normale. Premete freccia destra e poi skippate il messaggio con cerchio. Dopodiché vi dirigete nella vostra base operativa, lasciate l'auto fuori ragazzi e entrate nella base operativa. Una volta dentro la base operativa dovrete avere le BMX nella base operativa ragazzi, quindi consultate il video che ho pubblicato prima di questo, come mettere la BMX nella base operativa, e potrete fare il glitch da soli. Vi servirà solo una mano all'inizio per poter mettere la BMX dentro la base operativa, però poi potrete fare tutti i glitch da soli tranquillamente. Venite qui nel cannone orbitale ragazzi e fate in pratica comparire la freccettina. Mentre che avete la freccettina dovete pigiare freccia e acceleratore per uscire. Se uscirete a piedi il glitch avrà funzionato ragazzi, quindi prendete l'auto che avete qui fuori e come vedete automaticamente cambia la targa e diventa una targa invisibile. A questo punto prendete l'auto, la andate a mettere nel vostro centro operativo e poi la mettete in garage e l'auto è vostra ragazzi. Allora, consiglio. Un consiglio è quello di mettere BMX dentro la base operativa, perché quando le andate a glitchare in pratica, le andate a duplicare per poter fare questo glitch, risulta molto difficile metterle dietro dove sta la tastiera di uscita, quindi mi raccomando duplicate BMX. Allora io in questo caso la rimetto nella base operativa, l'auto la metto nella base operativa, però voi potete metterla dove volete dopo che l'avete tolta dal centro operativo mobile. Potete anche tornare direttamente con quest'auto e continuare a fare il glitch ragazzi. Allora
mi sembra di averlo già postato il glitch per duplicare le BMX, per fare questo glitch da soli, ragazzi, però ve lo riporterò sul canale in maniera che magari vi ricordate, capite anche meglio come funziona e tutto il resto. Che altro dire, ragazzi, sfruttate questo glitch perché è abbastanza pratico secondo me. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.